Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e disse: Signore, se il mio fratello commette qualche colpa di me, quante volte dovrò perdonare? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato il contante che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione per il servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito quel servo, trovò uno dei suoi compagni che gli aveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito che tu mi hai pagato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato il padrone, lo diede in mano a quel vassino, finché non avesse restituito tutto e il tuo. Così anche il padrone.